209 tamponi e nessun positivo. Restano 70 le persone contagiate dal Covid in regione. Di queste, 3 sono ricoverate nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Cardarelli di Campobasso. 67 sono in isolamento domiciliare perché asintomatici o paucisintomatici. Stabili dunque i numeri molisani dell'emergenza pandemica rispetto a poche ore prima, dove si era registrato un solo caso positivo, è vero, ma di rientro dalla Sardegna, e sono proprio i rientri dalle vacanze a preoccupare. 7 giorni fa, domenica 23 agosto, il bollettino ASREM ricava 57 casi positivi e un solo paziente ricoverato. Il totale dei tamponi positivi dall'inizio dell'epidemia in Molise è fermo a 511. 2 settimane fa invece i casi positivi erano 35, 22 meno di oggi, e di ricoverati non vi era nessuno, solo 3 i pazienti guariti nell'arco di 14 giorni. È aumentato però il numero dei tamponi effettuati. In 2 settimane sono stati ben 3.521, per una media di circa 250 al giorno. In Italia, in queste ultime ore, si sono registrati 1.365 casi in più di infezione al SARS-CoV-2, meno di ieri che avevano superato le 1.400 unità, ma con molti più tamponi. I morti sono stati invece 4.